Vale, meno microfoni, buonasera. Abbiamo bonificato. Buonasera, diamo corso all'aggiornamento di oggi pomeriggio relativamente alla situazione dei contagiati del coronavirus, i dati che noi abbiamo raccolto in accordo con le regioni. Voglio presentare accanto a me il professor Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, che mi affianca nel corso di questa conferenza stampa e che vi potrà poi dare delle risposte per quanto riguarda gli aspetti più propriamente legati all'epidemia e agli aspetti sanitari. Il dato complessivo delle persone contagiate è 322 unità. L'incremento rispetto al punto che abbiamo fatto alle 12 è di 39 unità e il totale dei deceduti, che sono ovviamente compresi nel numero delle unità che ho detto prima, sono 10 e abbiamo sempre la persona guarita, che è il ricercatore che è stato dimesso ormai già da qualche giorno dall'Istituto Spallanzani. Come potete vedere, purtroppo abbiamo registrato la morte di 3 persone nel corso delle ultime ore, 3 persone in Lombardia e persone di un'età adulta, persone che sono ultra ottantenni. Il dato disaggregato per regione è questo. Il totale delle persone contagiate in Lombardia è 240, il dato delle persone contagiate in Veneto con un incremento di 28 unità rispetto al punto precedente. Il dato del Veneto è 43, con un incremento di 5 rispetto al dato comunicato alle ore 12. In Emilia-Romagna è 26, con un incremento di 3. In Piemonte sono sempre 3, nel Lazio sempre 3, in Sicilia sono 3, perché oltre alla donna che stamattina era risultata positiva al coronavirus, abbiamo anche altri 2 componenti della comitiva che sono risultati positivi al coronavirus. Si tratta, come sapete, di quella comitiva che viene dalla provincia di Bergamo e che era in Sicilia da qualche giorno. In Toscana abbiamo sempre i 2, in Liguria abbiamo ad Alassio una persona positiva e proveniente sempre dall'area del Lodigiano, l'area rossa del Lodigiano, e Bolzano sempre una persona, e quindi questi sono i dati. Interessante anche il dato relativo alle prove di laboratorio. Noi abbiamo detto più volte che nel nostro paese c'è un numero elevato di prove di laboratorio, di tamponi che eseguiamo, lo dimostra il dato che vi do adesso: oltre 8.600 tamponi che sono stati realizzati sulla popolazione. È proseguita l'attività di coordinamento dell'emergenza da parte del nostro poi vi lascerò, non vi leggo perché è troppo lungo, vi lasceremo Piero il dettaglio delle persone contagiate per provincia, così poi potrete avere anche un dato aggregato per provincia. Dicevo che è proseguita l'attività di coordinamento dell'emergenza, non ci sono state particolari difficoltà. Io ho parlato col sindaco di Castiglione d'Adda poco fa, più volte col prefetto di Lodi Marcello Cardona, che ringrazio, con tutta la struttura di coordinamento e soccorsi che è stata organizzata a Lodi. Non ci sono particolari criticità, c'è
è emerso nel corso della giornata l'esigenza di accentrare in capo al Dipartimento della Protezione Civile il punto di riferimento per l'acquisizione soprattutto dei DPI per il personale sanitario, ma anche delle mascherine che dovessero eventualmente servire alle regioni. Per questo abbiamo immaginato una ordinanza di protezione civile nella quale, che firmerò nei prossimi minuti, perché dopo aver scontato l'intesa dell'ANAC sta per avere l'intesa delle regioni, consentirà di dare una priorità alle nostre esigenze rispetto alle esigenze commerciali, rispetto al mondo produttivo. Quindi nel nostro paese tutti coloro i quali forniscono dispositivi di protezione individuale li abbiamo coinvolti. Qui voglio ringraziare Confindustria, perché solo grazie al coinvolgimento di Confindustria noi potremo raggiungere tutti quanti gli associati, gli iscritti, i fornitori di questo materiale, e andremo a centralizzare gli acquisti. Questo per venire incontro a una specifica richiesta da parte delle nostre regioni. Ultima cosa, continuiamo a proseguire nelle attività di controlli nei porti e negli aeroporti, rispetto a cui siamo a praticamente oltre 2.700.000 passeggeri controllati e rispetto a cui per fortuna non abbiamo segnalazioni di casi positivi. Io mi fermerei qui, vi lascerei la parola per qualche domanda, due o tre domande come al solito. Se ci sono delle questioni tecniche, io ringrazio sempre il professor Rezza, mi darà un supporto in termini tecnico-scientifici. Prego, chi vuole intervenire. Un attimo nel microfono. Per sapere se ci poteva dare qualche dettaglio in più sui tre nuovi decessi. Beh, si tratta di due maschi e una donna. Un maschio di 84 anni, un maschio di 91 anni, una donna di 83 anni. Quindi si tratta di una popolazione adulta. E questo dimostra anche dalla statistica dei decessi, che purtroppo si conferma, e qui però vorrei far intervenire subito dopo di me il professor Rezza, che questa patologia colpisce prevalentemente e in termini di mortalità è molto accentuata per le persone di una certa età. Ma lascio la parola al professor Rezza. Sì, questo era un po' atteso, perché noi abbiamo una popolazione piuttosto anziana in Italia. E quindi si spiega il fatto che ci sia un tasso di mortalità del 2-3% dovuto a questo problema, perché gli anziani effettivamente sono più fragili, ma lo vediamo anche con l'influenza, solo che con l'influenza possiamo proteggerli con il vaccino. In questo caso, non avendo un vaccino a disposizione, purtroppo vediamo che la malattia è più grave in queste categorie d'età. Naturalmente vorremmo proteggerli meglio, ma l'unica maniera per proteggerli è circoscrivere i focolai e quindi rallentare la velocità di circolazione del virus, come si sta facendo in Lombardia e in Veneto. Altre domande? Buonasera, Giorgia Sodaro, ADN Cronos. Volevo chiedere sui dispositivi di protezione individuale, se ci può chiarire meglio questa questione. Non ho capito che vuol dire che centralizzerete gli acquisti. Allora, c'era un'esigenza di evitare la corsa da parte delle singole regioni, delle singole strutture, all'acquisizione delle mascherine e degli altri dispositivi di protezione individuale anche per il personale sanitario. Le varie amministrazioni hanno una scorta, questa scorta può finire in un momento in cui c'è un'elevata domanda, l'offerta va in qualche modo indirizzata, altrimenti si possono creare anche fenomeni speculativi. Quindi non è tanto per i fenomeni speculativi, ma quanto per evitare di fare la concorrenza tra amministrazioni pubbliche nella ricerca del materiale. L'idea è quella di e nella norma che pubblicheremo anche sul nostro sito
non appena l'avrò firmata, ci sarà un obbligo per i produttori nazionali di comunicare al Dipartimento giornalmente la capacità di produzione, perché noi sulla base della capacità di produzione da un lato, dall'altra delle esigenze delle nostre strutture, procederemo a effettuare gli acquisti direttamente dal Dipartimento della Protezione Civile, andando poi evidentemente a far arrivare il necessario direttamente dove serve. Giuliano Rosciarelli, Ala News per Ansa Video. Questa mattina alcuni interventi in TV di esperti, virologi, sostenevano anche la possibilità che il coronavirus fosse già presente nelle zone oggi considerate rosse, chiamiamole così, ma non era evidenziato come coronavirus. Cioè, è possibile che sia accaduta questa cosa, anche perché i tassi di incidenza dell'influenza di quel periodo nelle zone rosse sono effettivamente più alti rispetto ad altre zone. È possibile che si conviveva già con il coronavirus già prima che fosse stato, come dire, diagnosticato? Lascio rispondere il professor Rezzi. Beh, noi abbiamo avuto un caso indice, cioè il caso che è stato indicativo del fatto che lì c'era una presenza del coronavirus, che è questo ragazzo adulto, diciamo di 38 anni, che è ancora ricoverato in rianimazione. Prima chiaramente c'è stata una circolazione di nuovo coronavirus non identificata, probabilmente una o due settimane prima, perché questo famoso paziente zero non è stato rintracciato. Perché non è stato rintracciato? Per negligenza? No, ma perché, come sapete, questa patologia nella stragrande maggioranza dei casi decorre con pochi sintomi, con una malattia lieve, quindi è possibile che qualcuno arrivato magari dalla Cina, da una zona in cui c'era circolazione del virus, con un po' di febbre e un po' di tossetta abbia contagiato delle persone. Quindi certamente prima che fosse diagnosticato il cosiddetto caso indice, il coronavirus avrà circolato per una settimana o due, su questo non c'è dubbio. No, mesi prima avremo un'epidemia di portata incredibile. Se lei pensa che a Wuhan il coronavirus era comparso un mese e mezzo prima e è successo quello che è successo, con sostanzialmente almeno 1 milione di persone infette, facendo tutti i dovuti scongiuri, stiamo in una situazione ben diversa, con un focolaio che è abbastanza circoscritto. Perché a questo proposito, forse noi quando diamo i dati, prima il commissario Borrelli dava i dati su Sicilia, cioè, però come giustamente diceva, sono tutti dati, quasi tutto è riconducibile all'epicentro dell'epidemia, che si trova sostanzialmente nell'Odigiano. Dopodiché c'è quest'altro focolaio, un paio di focolai più piccoli in Veneto. E il resto, per la stragrande maggioranza, sono casi che vengono riscontrati in persone che vengono dall'epicentro dell'epidemia. Quindi si attribuiscono alla regione in cui viene diagnosticato il caso, però di fatto sono tutti riconducibili, per fortuna, sono tracciabili e riconducibili alla zona in questo momento affetta. Domanda per il professor Rezza. Buonasera, Laura Cannava, Mediaset. Volevo sapere se siete già in grado di tracciare una percentuale, un modello di progressione del contagio da quando siete in possesso dei dati. Cioè, esiste una progressione che avanza, in che misura, e già si può fare un dato statistico su questo? No, ancora no. Questa è una domanda molto interessante, perché dopo ci permetterebbe di modellizzare e calcolare anche quel famoso R con zero, cioè quanto è contagioso in quella zona questo virus. Le dico perché ancora non è possibile, a parte che da pochissimi giorni, quando abbiamo fatto la prima nottata giovedì scorso. Quando il caso indice è stato individuato, c'è stato un grande affarsi da parte delle regioni coinvolte. Hanno fatto veramente un lavoro incredibile, anche di rintraccio dei contatti, con tantissimi tamponi, quanto ha detto prima, 8.000, più di 8.000 tamponi. Allora è chiaro che non solo
quella progressione che noi vediamo non è solo attribuibile a un certo aumento della incidenza di infezione, cioè di nuovi casi, ma si sono andati anche a prendere persone che si erano infettate nei giorni precedenti. Solo nel momento in cui avremo una curva epidemica per data di insorgenza dei sintomi, teniamo conto che anche una certa quota di queste persone probabilmente ha sintomi talmente lievi o non rilevabili che li rintracciamo solo noi, perché altri paesi magari non lo fanno, solo quando avremo una curva di progressione per data di insorgenza dei sintomi potremmo dire quant'è l'aumento dei casi. Naturalmente l'epidemia è stata identificata ieri, dico ieri per dire, insomma da qualche giorno, presto avremo questi dati. Si sta lavorando su un database con informazioni più accurate, insieme sempre alla Protezione Civile, in modo tale da avere anche queste informazioni. Per ora c'è un grande lavoro di rintraccio dei contatti, tanti tamponi, quindi è chiaro, logico che anche di per sé aumenterebbero i casi. Naturalmente ci aspettiamo ancora che ci sia trasmissione, che ci sia un certo aumento dei casi, finché le misure messe in atto non daranno i loro effetti. L'ultima domanda, Marco. Sì, ecco, professore, mi scusi, sono qua, eccoci. Volevo chiederle, ascoltando anche quelle che sono un po' le richieste dei presidenti di regione, la preoccupazione, la domanda è molto semplice: quando è che potremo dire si muore di coronavirus? Cioè quando è che potremo dire, senza dire per patologie pregresse e quant'altro? Beh, è chiaro che quando ci sono delle patologie o delle infezioni, che come il coronavirus ma anche altre, tendono soprattutto ad essere gravi, dico soprattutto perché dopo abbiamo qualche, purtroppo come sempre accade, qualche caso più raro anche in persone che apparentemente erano sane, questo giovane di 38 anni, è inutile negarlo, no? Perché dopo non è che noi nascondiamo niente ai cittadini. Può capitare più raramente che una persona apparentemente sana, in buone condizioni, però sono casi rari. Nella stragrande maggioranza dei casi vediamo che le complicazioni gravi si hanno nelle persone più anziane e più, diciamo, malandate, con patologie croniche. In questi casi talvolta noi diciamo non sappiamo se muoiono a causa del coronavirus o con il coronavirus perché hanno altre patologie. Naturalmente noi potremmo dire che l'infezione ha davvero colpito duramente, soprattutto quando vediamo casi in persone che hanno delle difese adeguate. Non posso dire fortunatamente muoiono solo gli anziani, perché la nostra popolazione è costituita in gran parte da anziani, quindi farei una cosa estremamente cinica e assolutamente, perché noi queste persone le vogliamo proteggere. Avessimo un vaccino sarebbero le prime che vaccineremo, purtroppo un vaccino non ce l'abbiamo e quindi dobbiamo circoscrivere il focolaio con grande durezza e tempestività, operare con le misure che sono state messe in atto sino ad ora. Ultima cosa che vi dico riguardo le scuole. Si sono diffuse notizie false su chiusura di scuole su tutto il territorio nazionale. La chiusura delle scuole è nell'area rossa e non ci sarà alcuna chiusura delle scuole nelle altre parti d'Italia, quindi questo ci tenevo a dirlo a tutti quanti. Bene, grazie, buon proseguimento.